Buonasera a tutti e benvenuti. Le squadre in campo hanno già completato la rifinitura. Manca ormai pochissimo il fischio d'inizio. Non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni, ma vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto dei nostri inviati a bordo campo. Le condizioni atmosferiche, per la verità, non fanno ben sperare. È prevista pioggia, ma per il momento il tempo sembra ancora leggero. Che complesso è sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Lo stadio si zittisce, sarà ora l'inno dell'Ucraina. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche della squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi. E per essere realmente efficace, tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Emerson. Berardi. Emerson. Berardi. Emerson. Berardi. Emerson. Francesco Acerbi, Gagliardini, Emerson. Prova a scavalcare gli avversari con una palla lunga. Emerson non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Berardi. Berardi alza la palla in profondità verso il compagno. Grande occasione. Zazza la gioca a sinistra. Può metterla in mezzo. Emerson la mette e va a colpire di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Prova il filtrante. Suggerimento fuori misura. Vuole la profondità. Da lì può segnare. Riceve un pallone interessante. Ci mette la pezza. Francesco Acerbi prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Berardi prova la giocata nello spazio. Cross di Berardi. Lo mette fuori. Riceve in ottima posizione. Tiro di Caprari. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è stato il controllo del pallone sul primo tocco. Thank you.
ci mette il fisico e conquista il pallone. Zaza. Buon lancio, bel pallone, c'è la palla lunga in avanti. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Si parte per la seconda frazione di gioco. L'Italia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. La butta via e fa respirare la difesa. Zinchenko e trova il compagno. Libera tempestivamente. Cerca spazio. Allontana più. Bernardeschi. Florenzi. Caprari. Passaggio sulla destra. Tiene palla in attesa dello spazio giusto. Bernardeschi. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre il rischio, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porto in un attimo. Zinchenko. Ottimo il fraseggio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Vuole la profondità. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Cerca il passaggio profondo. Emerson era ben posizionato e ha intercettato il pallone. L'Italia ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Cerca un compagno. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Per il lancio lungo. Qui può partire il contropiede e passa. Tentativo di allungare il gioco. Palla allontanata senza troppi complimenti. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo incomiabile. Gagliardini ha spazio per affondare. Bel gesto tecnico. Prova la giocata nello spazio. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un vizio finale. Sulla destra.
cerca il numero. Se ne va. Ecco il traversone. Spazza via. Hanno già riconquistato palla. Elegante. Prova il filtrante. La gioca in aria. Incornata! Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Non c'è più tempo, finisce qui. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? L'Italia non ha espresso tutto il suo potenziale oggi. Sono apparsi un po'...